La nostra banca ha creato un'azienda completamente dedicata ai temi dell'innovazione, l'Innovation Center appunto del gruppo Intesa San Paolo, con sede qui a Torino, nel grattacielo di Intesa San Paolo, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione. La domanda arriva dalle imprese, l'offerta tendenzialmente dalle start-up. Il tutto il più possibile coerentemente con il paradigma della economia circolare. A me piace vedere il bicchiere mezzo pieno, credo che è un dato importante, 650 milioni comunque per un paese come l'Italia è un dato rilevante rispetto ai 500 dell'anno scorso, quindi è un tasso di crescita significativo. L'attenzione del pubblico è sceso in campo con 1 miliardo di euro di investimenti, quindi avremo un'accelerazione nei prossimi mesi. Noi, i grandi player privati, sono sempre più attenti a un tema strategico per il Paese. Intesa San Paolo, attraverso l'Innovation Center, è focalizzata con Neva Film Venture, che è il nostro fondo di corporate venture capital, che diventerà un SGR da qui a breve, quindi allargherà le maglie a attori istituzionali, quindi sarà sempre più presente sulle buone iniziative del Paese. Siamo anche presenti come Indaco con un altro fondo che opera da anni sul nostro territorio e operiamo con tutte le divisioni divisione corporate, banca e territorio, per fare in modo che questo settore sia sempre più strategico nell'agenda del Paese. Noi oggi abbiamo 12 ricerche collaborative in atto, abbiamo 3 brevetti depositati con proprietà intellettuale della banca, abbiamo un plafond dedicato alla circular economy di 5 miliardi di euro, di cui 1 miliardo già valutato. Tutto questo permette oggi a Intesa San Paolo di avere all'incirca una quota di mercato del 25% delle start-up in Italia appunto e il 50% delle PMI innovative. Le OGR, fin da quando l'abbiamo pensata come fondazione CRT, vogliono essere l'officina reinventata. Il concetto di officina dove entrano input e escono output per noi è anche fondamentale dal punto di vista del tech e dell'innovation. Una parte dell'edificio molto importante denominata OGR Tech è proprio dedicata ai temi della innovazione industriale, ma anche dell'innovazione nella ricerca, dell'innovazione tecnologica, e naturalmente proprio questo per noi è un filone fondamentale, soprattutto di collegamento tra la città di Torino, la galassia delle idee e il mondo degli investitori.